Bolletta del gas più o meno contenuta, e sempre su questo tema abbiamo messo a confronto un rappresentante del Codacons con uno di ERA. I pareri sono discordanti. Sentiamo. Che cosa risulta dai vostri rilievi sulle bollette di fine 2006? Risulta che praticamente, nonostante vi è stato un risparmio medio dal 16 al 20% nei piccoli condomini che sono stati attenti nel contenere il consumo, il risparmio è stato soltanto del 9-10%. Questo fenomeno si registra anche nei grandi condomini, dove magari si è riusciti a risparmiare meno, vi è un calo del 3-4% del consumo, a fronte del quale però vi è un aumento in bolletta del 3-4%. Se prendiamo a riferimento i prezzi dell'ultimo trimestre dell'anno scorso, non ci sono state variazioni sul costo della materia prima, che fissa l'autorità, lo ricordo. Mentre se guardiamo al primo trimestre dell'anno scorso, una parte di incremento dei prezzi unitari c'è stata, perché l'autorità ha trasferito una parte di incremento del costo del petrolio sul costo delle materie prime. Però si può dire senz'altro che gli utenti nel corso dei prossimi mesi beneficeranno di bollette più basse per effetto dei minori volumi. La prima bolletta del 2007 verrà debitato un consumo presunto e non un consumo reale, e quindi andremo a pagare molto di più di quello che effettivamente dobbiamo. E in fase di conguaglio però l'ente non ci restituirà gli interessi, ma restituirà soltanto la somma netta. Sì, è ovvio che gli utenti in prima battuta hanno la facoltà di fare l'autolettura, quindi quanto più loro sono tempestivi nel comunicarci i consumi reali, tanto meglio riusciamo a fatturarli puntualmente. Ma sarebbe percorribile la via di interessi restituiti agli utenti in qualche modo? Dovrebbero essere il regolatore dell'autorità a definire una norma di questo tipo. In ogni caso andrebbe anche visto nella logica in cui opera in un senso quando i consumi sono diminuiti, ma dovrebbe operare in senso contrario quando i consumi aumentano, quindi probabilmente nel medio-lungo periodo le due cose si bilanciano.